Allora si riparte con lo spirito, sì, con l'obiettivo di? L'obiettivo soprattutto di far bene, creare un gruppo che si impegna, un gruppo che lavori bene, perché come società di dare tutto il supporto per farli lavorare bene, e arrivare a un... Non è importantissimo arrivarci a dove, ma come primo anno è importante consolidare il gruppo e mettere le basi per il prossimo anno. Quindi qualcosa di grande, insomma, di buono. Di grande. L'amarezza relativa alla retrocessione dell'anno scorso è sparita. È sparita subito. Allora, ci permette innanzitutto di, come ha detto, la... o meglio, è sparita, però avevo ancora il rammarico e qualche pizzico fortuna in più, qualche appuntamento in più, potevamo salvarti, non era difficile salvarti, non era così difficile salvarti, e visto che appunto durante la stagione parecchi infortuni, che ci ha permesso di a un certo punto di non lottare più. Andiamo sul tecnico, la scelta del nuovo mister dovuta? Abbiamo una squadra di ragazzi molto giovane, abbiamo optato per un mister giovane, una squadra molto giovane di ragazzi, l'importante avere un mister giovane, secondo noi, sulla società. Abbiamo optato per una persona forse molto in gamba, molto brava. Mettiamo la prova. E sinceri, sicuramente arriveranno i risultati. Andiamo su quella che è la vostra prerogativa, far crescere i giovani, riferito al settore giovanile. Lì come stanno andando le cose? Il settore giovanile è un settore ancora piccolo. L'abbiamo voluto fortemente, sapendo che in questa zona è molto difficile costruire un settore giovanile, perché siamo circondati da tantissime grosse società dove che i giocatori vengono presi, portano via società per società. Noi puntiamo sul far giocare tutti i giocatori, cercare di farli divertire, di farli a casa la sera dopo l'allenamento contenti. Non conta tanto il risultato quanto quello di esprimere le proprie capacità sul campo, divertendosi. Il risultato per noi non come società, ma non tantissimo, ma per i giocatori sicuramente conta sempre il risultato, perché sì, conta sempre il risultato, però quel che serve, che interessa a noi, che vadano fuori contenti, che arrivano contenti, che si divertono. È difficile per una realtà come Refrontolo reperire quelle che sono le risorse che ti permettono di impegnarti nel campo sportivo e della vita? Le risorse riferite ai ragazzi? O riferite ai ragazzi, sì. Sì, è difficile perché, come ho detto prima, ci sono troppe società e pochi ragazzi. Allora, reperire i ragazzi è difficile. In questo senso si sente comunque vicino le autorità comuni, eccetera? Sì, no, il comune per quello che può ti dà una mano, senz'altro, però il discorso di reperire i ragazzi è proprio il nostro, il comune ti dà impianti sportivi, ti dà parità, però è compito nostro. Però è molto difficile perché è un insieme di tante cose, insomma, dovrebbe crescere tanto come società, però si va andremo a scontrarsi con una società tanto grossa, insomma. Abbiamo alcuni qui, abbiamo il Carino, abbiamo il Chieretto di là, la Colina di là, quindi circondate da realtà medio-grandi. E poi i figli sono sempre, i ragazzi sempre meno, gli sport sono aumentati, una volta
hobby era calcio, basta. Adesso si sceglie, fa un anno magari calcio, poi fa tre anni di torno a far calcio, sono prese da tantissime attrazioni. Allora, forziamo un po' la mano, il pronostico, dove lo vedi il pro rifrontalo? Pronostico. Almeno nel cuore. Pronostico, guarda, io lo vedo abbastanza in su. Abbastanza in alto. Chi vivrà? Esatto.